Quali sono gli ingredienti di una notte estiva targata Ascom? Colore, musica, tradizione, sorrisi, ma soprattutto amore per una città che mai, come quest'anno, ha risposto con entusiasmo e presenze numericamente importanti alle quattro notti bianche organizzate tra luglio ed agosto ed equamente suddivise tra i due centri di Chioggia e Sottomarina. Se è vero che quella della notte bianca è una formula ormai rodata, Ascom ne ha dimostrato le potenzialità ancora inespresse, ricercando temi sempre più accattivanti e stimolando i negozianti a realizzare allestimenti sempre più curati, il tutto non perdendo mai di vista l'obiettivo fondamentale: far sì che residenti e turisti vivano la città assaporandone tutta la magia. Si è iniziato il 25 luglio con la Notte Jazz, per proseguire il 10 agosto con quella della Marciliana. Il 17 e 18 agosto è stato il weekend del Busker Festival, per chiudere il 24 agosto al ritmo di Ballando sotto le stelle. Tanto lavoro, specie nel coordinare tutte le sinergie scese in campo, ma soprattutto tanta soddisfazione è quella espressa dai vertici Ascom al termine di ognuna delle serate, che hanno visto il riversarsi nelle strade cittadine di gente di ogni età. Intrattenimento dunque pensato per le famiglie, strizzando l'occhio alle generazioni più giovani, che rivalutano così una città sempre più identificabile come naturale centro commerciale a cielo aperto. Mentre l'estate 2013 scivola via in punta di piedi, la squadra Ascom è già al lavoro per scovare i giusti ingredienti per quella 2014. Noi ne abbiamo scoperto uno in anteprima. Divertimento. We'll be right back.